andando a vedere le cose che sono state fatte, quelle che non sono state fatte in questa legislatura regionale, c'è veramente da rimanere sorpresi. Non è stato fatto lo statuto, legge fondamentale, legge base della regione, legge che avrebbe permesso il federalismo in casa nostra, il federalismo che ripartiva le competenze tra le province e permetteva la sussidiarietà, cioè di governare a livello più basso, a livello dei cittadini, vicino ai cittadini. Non è stato fatto. Non è stato fatto il piano energetico per le energie alternative, non è stato fatto il piano per le cave, non è stato fatto il piano sociosanitario, non è stato fatto il piano dei rifiuti, non è stato fatto il piano di coordinamento regionale. Ma tutte queste cose che non sono state fatte, perché non sono state fatte? Che responsabilità ha la Lega? Adesso ce le viene a proporre, dice che una parte di queste le farà, ma dovrebbe già averle fatte. Forse i cittadini questa cosa fanno fatica ad afferrarla. La Lega non si prende nessuna responsabilità, non è mai colpa sua, non è stata colpa sua, è stata colpa sempre di qualcun altro. Fatto sta che il Veneto in queste cose è indietro rispetto ad altre regioni. Altre regioni hanno già lo statuto, altre regioni hanno già il piano energetico per le energie alternative, hanno già il piano sociosanitario. Noi su questo siamo indietro e mi chiedo, ma questi che promettono di fare queste cose, che credibilità hanno se hanno avuto 10 anni per farle e non le hanno fatte?